Ciao, sono Zane di Turbolab.it. In questo video vedremo insieme come reinstallare Windows 10 da chiavetta USB. Se l'argomento ti interessa, seguimi. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su Turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Per svolgere l'operazione abbiamo bisogno di un paio di ferri del mestiere. Innanzitutto ci serve l'immagine ISO di Windows 10. È liberamente scaricabile da internet, se ancora non ce l'hai trovi tutti i riferimenti per ottenerla seguendo il link che trovi qui sopra. Ci serve poi una chiavetta USB da almeno 8 GB. In linea di massima qualsiasi modello, anche di tipo USB 2.0 va benissimo, però per ottenere le massime prestazioni e fare il più in fretta possibile ti raccomando caldamente di scegliere una chiavetta USB di tipo 3.1 oppure 3.2. Lavoreremo con un programma per Windows, quindi ti serve un computer Windows funzionante che può essere quello sul quale poi reinstalleremo il sistema operativo oppure uno diverso se ancora il tuo computer non ha il sistema operativo Windows installato. In ultima battuta ci serve Rufus, è un'utility gratuita e open source che ci permette appunto di riversare l'immagine ISO di Windows 10 su chiavetta USB. È liberamente scaricabile e lo trovi seguendo il link qua sopra. Iniziamo quindi collegando la chiavetta USB sulla quale andremo a scrivere il sistema operativo al PC. Fai attenzione che tutti i dati contenuti su questa chiavetta verranno eliminati, quindi assicurati che non ci sia niente di importante, oppure fai un backup su un altro computer di tutte le informazioni che vuoi conservare. Lanciamo poi l'applicazione Rufus e per prima cosa clicchiamo sull'icona del mondo in basso per selezionare la lingua italiana. Ora dal menu in alto dobbiamo selezionare la nostra chiavetta USB, quella sulla quale andremo a scrivere la procedura di installazione di Windows 10. Ora dal menu seleziona boot dobbiamo scegliere immagine, disco o ISO, che dovrebbe essere la selezione di default. Clicchiamo quindi sul pulsante seleziona adiacente e andiamo a scegliere il file che contiene l'immagine ISO di Windows 10 che abbiamo scaricato in precedenza. Ora fai attenzione perché c'è un passaggio delicato. Per impostazione predefinita, infatti, Rufus consente di scegliere durante la fase di creazione della chiavetta USB se andremo ad installare il sistema operativo su un computer dotato di un nuovo UEFI oppure di un vecchio BIOS o BIOS che dir si voglia. Questa scelta è importante perché per impostazione predefinita, una volta creata una chiavetta di un certo tipo, non potremo installarla su un sistema dell'altro. Però c'è una scorciatoia, un trucchetto, possiamo premere la combinazione di tastiera Alt più E per far comparire un piccolo menu che ci permetterà di creare una chiavetta universale capace di installare Windows su qualsiasi computer. Premiamo dunque la combinazione della tastiera Alt più E, quindi dal menu schema di partizionamento selezioniamo il valore MBR e nel menu sistema destinazione selezioniamo il valore BIOS o UEFI. Capisco che questo passaggio sia un pochino articolato, però in linea di massima se seguirai queste istruzioni non avrai problemi. La chiavetta sarà in grado di installare automaticamente Windows 10 in modalità BIOS sui vecchi PC e in modalità UEFI su quelli più nuovi. A questo punto scendiamo più sotto e nel campo etichette digitiamo il nome che vogliamo attribuire alla nostra chiavetta. Non è importante dal punto di vista delle funzionalità, però ci permetterà in seguito di ricordare quale versione di Windows 10 c'è sulla chiavetta. In particolare io preferisco scrivere Windows 10, il numero della versione, tipo ad esempio 2004 o 1909 e l'architettura X64 oppure X32. E infine ITA per ricordarmi che è una chiavetta che contiene il sistema operativo in italiano. Finalmente siamo giunti alla fine, clicchiamo sul grande pulsante avvia, confermiamo e inizierà così il trasferimento della procedura di installazione di Windows 10 dal computer alla chiavetta USB. Il tempo necessario per completare il trasferimento cambia unicamente in funzione del tipo di chiavetta USB che hai collegato. Le chiavette USB 2.0 sono più lente e richiedono più tempo, mentre quelle appunto USB 3.1 o 3.2 sono più veloci e fanno notevolmente prima. In linea di massima, se entro 10 minuti l'operazione non è completata, ti consiglio di chiudere, arrestare il programma, collegare la chiavetta USB a un'altra porta e riprovare. Se nemmeno così riesci ad andare a buon fine, significa probabilmente che la chiavetta USB è danneggiata e quindi devi provare con un'altra chiavetta. Non appena Rufus ci conferma che il trasferimento è completato, abbiamo finito. Complimenti, abbiamo una chiavetta USB tramite la quale installare Windows 10 su qualsiasi computer.
Colleghiamola quindi al computer sul quale vogliamo installare il sistema operativo e durante la fase di avvio dobbiamo scegliere la chiavetta USB come dispositivo di boot. Ora, la procedura esatta cambia da computer a computer, in linea di massima ti consiglio di provare spingendo ESC, CANCH, F8 oppure F1, F2. È tutto un gran casino, sono perfettamente d'accordo, però con qualcuno di questi tasti dovresti riuscire a richiamare il menu di avvio e selezionare la tua chiavetta USB. Il risultato ultimo che ci troveremo davanti dalla procedura di installazione di Windows 10 e da qui in poi dovrebbe essere tutto molto semplice, perché è come quando si installa Windows 10 da normale DVD. Si tratta sostanzialmente di accettare le condizioni, avviare l'installazione, scegliere la partizione e via dicendo. Se vuoi maggiori informazioni e la guida passo passo a questa fase di installazione di Windows 10, ti rimando alla guida che ho pubblicato su turbolab.it con la procedura dettagliata. Arrivato alla fine di questo setup, complimenti, il tuo nuovo computer è dotato di Windows 10 e puoi iniziare a lavorare. Se ti interessano le mie raccomandazioni su quali applicazioni e programmi installare, ti rimando all'articolo turbolab.it Windows Essential, nel quale ho raccolto fondamentalmente tutti i migliori programmi gratuiti per Windows. Bene, da Zan di turbolab.it è tutto, come al solito se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare sul pulsante mi piace che trovi qua sotto, per me è sempre estremamente importante, quindi grazie, grazie davvero se lo farai. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, non dimenticare di cliccare sul pulsante rosso, iscriviti e sulla piccola campanella di fianco, mi raccomando, la campanella. Al prossimo video. Ciao!